Mauro Briano, ex centrocampista di lungo corso, professionista che ha calcato campi e maglie importanti, tra questi anche, visto che siamo a Bra, anche quella giallorossa del Bra con la vittoria del campionato di eccellenza, la doppia vittoria con eccellenza Serie D e l'approdo tra i professionisti, ma anche allenatore. Però nelle ultime ore è circolata una voce che pare che non sei più l'allenatore della Beretti del Cuneo, un percorso che avevi intrapreso nei mesi scorsi e che però a quanto pare si è interrotto. Ma cosa ci puoi raccontare di più al riguardo? Ma intanto con amarezza ti devo dire che questa voce è vera, sì, effettivamente da venerdì, concretamente da sabato, non sono più responsabile della squadra Beretti del Cuneo. Tra l'altro faccio una piccola premessa, sono stato fortunato ancora una volta, ho incontrato un gruppo di ragazzi eccezionale, oltre che molto bravi, del quale sentirete parlare sia nell'annata corrente in campionato che anche nel prossimo futuro, perché ci sono molti ragazzi che avranno un avvenire nel calcio. Sostanzialmente la mia idea di conduzione tecnica e gestionale di un gruppo non combaciava con quella che poteva essere l'idea di una parte della società. Dico una parte della società, ma semplicemente perché tengo a ringraziare il responsabile del settore giovanile, almeno credo fino a sabato, poi oggi non so più le circostanze, che è Roberto Valmori, che è la persona che mi ha voluto a Cuneo e ha agevolato il mio ingresso alla guida della Beretti, che è stato dal mio punto di vista molto bravo, ha lavorato molto bene con noi, ci ha fatto vivere una situazione molto positiva e personalmente anche lui non era d'accordo con il mio esonero, quindi comunque lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. Detto questo, voglio precisare che è tutto molto semplice, cioè io voglio e credo che chi prenderà Mauro Briano per affidargli un gruppo, una squadra, una gestione di ragazzi, la gestione del proprio figlio, la gestione del proprio nipote, debba aver ben chiaro che nella mia sfera, nella mia sfera di pensare ci sono dei valori che non possono essere diversi, quindi il mio nome deve essere accostato a un'immagine di serietà e questa è la prima cosa che ci tengo a precisare, quindi ripeto, è molto importante per me far passare questo messaggio, al di là dell'allenatore che lavora per vincere e quant'altro. Credo che la responsabilità di gestire un gruppo di sedicenni, di diciassettenni che fa sport è molto più grande e molto più nobile che allenare semplicemente un gruppo di atleti, cioè deve essere una responsabilità forte, si hanno in mano sogni di ragazzi che fanno sacrifici da anni insieme alle loro famiglie, si hanno in mano decisioni importanti che possono segnarne il futuro sia dal punto di vista sportivo ma anche morale, perché qui, signori, con le persone non si scherza, cioè una decisione sbagliata può anche portare dal punto di vista psicologico delle persone a prendere delle strade non sempre positive. Cioè bisogna rendersi conto che quando si ha a che fare con dei ragazzi non è così semplice, bisogna stare attenti a quello che si fa e a quello che si dice. Per cui siccome in loro io rivedo me, perché a questo mondo, a questo ambiente ne sono riconoscente e lo sarò per sempre, e ogni volta che ho di fronte un ragazzo e ogni volta che devo scegliere per lui rivedo me stesso, quindi sono consapevole che quello che sono riuscito a fare nel calcio l'ho fatto grazie a delle persone che se avessero pensato diversamente sicuramente avrebbero compromesso tante cose, per cui con molta serenità voglio ribadire questo concetto, cioè il giovane, l'adolescente è più importante di tutto, la vittoria, l'allenatore, la società, per cui sono qui con molta serenità a ribadire questi concetti. Tu sei arrivato a Cuneo dopo aver concluso la tua carriera da giocatore, aver intrapreso quella da allenatore e hai fatto un'esperienza importante nel settore giovanile della Juve, sì.
Non ti aspettavi sicuramente che l'avventura a Cuneo finisse in questo modo. Che idea ti sei fatto? Prima da giocatore, adesso da addetto ai lavori, un'idea del mondo del calcio di oggi, e poi, come hai già detto tu prima, però, Mauro Briano adesso che cosa vorrà fare? Vabbè, intanto esperienza Juventus fantastica. Al di là del, l'ho detto sempre, lo ribadisco con un'assoluta serenità, al di là del tifo, che è giusto che ci sia, del fuoco, dello sport e del movimento calcistico, quando tu entri in Juve conosci delle persone di massimo livello sotto tutti gli aspetti, quindi non devi fare altro che imparare e guardarle. Io a Cuneo ho portato tanto di Juve, quasi tutto, sia dai lavori sul campo che dall'atteggiamento che della gestione, quindi anche lì c'è solo da ringraziare. Il mondo del calcio è un mondo che chiaramente necessiterebbe di dibattiti diversi qui dai giardini di Bra, ma ci vorrebbe una piattaforma un po' più ampia e magari con gente di spessore diverso rispetto al mio, perché comunque merita una riflessione importante. Cosa mi aspetto? Niente, mi aspetto intanto sono pronto per una nuova avventura, per intraprendere una nuova avventura, perché il fatto che il mio esonero sia avvenuto prima della prima partita di campionato, fortunatamente posso trovare un'altra sistemazione. E poi non mi aspetto nulla, mi aspetto, è stata un'esperienza forte, bellissima anche questa, anche se breve, e quindi continuo. Io le idee ce l'ho ben chiare e quindi non ho mai traballato e non le cambierò assolutamente.